Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. E benvenuti appunto nel video che praticamente sono due video che annuncio e... Ma non perché sia un annuncio da fare, semplicemente perché è una cosa che sta succedendo e quindi mi piace rendervi partecipi di queste cose. Ho appena finito di registrare il mukbang che avete visto ieri, sì. E quindi se sono vestita nella stessa modo è perché per me è la stessa giornata. E in realtà, guardala, che combini! Ma no, la candela, no amore! Comunque, il dottore è tornato dalle vacanze, quindi è da un po' che non lo vediamo, da un mese. E chissà se anche questa volta Zoe piangerà dirotto come l'ultima volta, perché l'ultima volta qualcuno, un altro po', non gli smontava lo studio. Invece oggi viene lui qui da lui. Ma io ho il terrore che... è vero, Zoe? Che di nuovo... gli smonta tutto quanto. Di domande principalmente dovrò fargliene un po' al dottore. Ecco mio amore, perché praticamente non sono molto convinta dell'alimentazione di Zoe, come vi stavo dicendo appunto ieri, e cioè in due video fa, perché credo che stia mangiando troppo poco, perché si sta lamentando ogni volta che finisce il pasto. Mi sembra che ne voglia ancora. E, a meno che non gli metto dentro tipo più passato di verdura e più cose, allora in quel caso quasi a stento lo finisce. Però se gli metto tipo la solita pasta con olio, brodo delicato, insomma quello fatto apposta, e magari pollo o manzo o tacchino, vedo che, e parmigiano, vedo che ne vorrebbe un po' di più. Quindi mo vediamo oggi che cosa mi dice. E per quanto riguarda le merende invece non ci stanno problemi, perché mangio un sacco di frutta, mangio un sacco di, insomma, di verdure, quelle essiccate lì, le puff, perché le puff sembrano patatine ma in realtà sono verdure a forma di patatina, ma è verdura, e sono legumi o verdure. E niente, quindi non ci sono grassi, non sono fritte, sono fatte apposta per i bambini. E niente, vediamo un attimo che cosa mi risponde, che cosa mi dice oggi il dottore, e vi faccio sapere. Ieri, oltretutto, ho ricevuto da una mamma un direct che, boh, non lo so, mi ha preso parecchio, perché mi ha detto: praticamente sto passando le giornate a piangere perché la pediatra non mi spiega che cavolo devo fare, io ho paura di dargli le cose sbagliate a mia figlia. Dio, vi giuro, mi sono sentita io a 16 anni, che comunque facevo molta fatica, un po' seguivo l'istinto, però avevo tanta paura di sbagliare. Non che adesso non abbia paura di sbagliare con Zoe, è normale che io ce l'abbia, però sono più pronta ad andarmi a informare, ho anche più persone con le quali parlarne, cioè per esempio ho avuto la possibilità di scegliermi il mio pediatra, quello che mi convinceva di più, quindi è diversa la situazione decisamente. E, però insomma le ho risposto, ho detto: guarda, falle questa e questa domanda, così lei ti spiegherà esattamente questo e questo, comunque guarda in generale è così. Colì parlava esattamente di cibo, nel senso che più che altro lei non aveva capito se il formaggino andava messo la mattina o la sera, quindi niente di diciamo niente di grave. Però noi mamme giustamente ci preoccupiamo molto, ed è anche giusto, è anche molto normale. Comunque hai un'anima, cioè, hai letteralmente un'anima nelle tue mani che è completamente indifesa e vive solo se tu la fai vivere. Quindi hai una bella responsabilità addosso con un bambino. Quindi è normale che molte mamme vadano in panico, e normalizziamo anche questa cosa. Io quando ero incinta non sono mai riuscita per esempio a normalizzare il fatto che il dottore mi avesse detto appunto: stattene un poco ferma, perché io all'inizio ho avuto dei dolori alle ovaie, e molto spesso mi dicevano: ah, ma la gravidanza non è una malattia. È vero che non è una malattia la gravidanza, ma se il dottore ti dice statti ferma, perché comunque avere quei dolori non è propriamente normale, tu te stai ferma come ti ha detto il dottore. Te possono pure dire: ah, l'hai presa come una malattia o qualsiasi cosa, ma tu devi ascoltare quello che dice il medico. E se tu ti senti più stanca non ti devi sentire in colpa, cioè, ma non esiste proprio. Però ai tempi non sono riuscita a normalizzarla questa cosa. Adesso, a distanza di un anno, sono anche più capace, diciamo, anche esprimere le mie idee nel modo forse anche più corretto, e nel modo che arrivino a più persone possibili. Perché comunque l'ho sempre detto, esprimersi in modo da arrivare a... voi siete un milione, quindi un milione di persone tecnicamente,
Non è facile, perché devi trovare il modo giusto per farti capire da tutti e per esprimerti al miglior modo. E tu, invece, oggi ci siamo fatte belle. Abbiamo fatto il bagnetto, guardate un po'. Dopo il bagnetto. Ma come sei bella! Vuoi la riga di qua? O preferisci la riga di qua? No, io direi di qua. Sei bellissima. Eccoci, ha fatto il bagnetto, così è bella per il dottore, solo che ha mangiato e quindi adesso andiamo a lavare il musetto. Sì, devi lavare il muso. Sì. Dio, mi sa che questa è una cosa super leccese, li musi, si dice in leccese, almeno mia nonna dice così. Cioè, ma non me ne ero accorta, ma dove sei salita? Ma signore santo! Non devi leccare l'acqua! Lecca l'acqua sulla mia mano! Tamponiamo con delicatezza! Che bella! Ciao! Oddio, si vedono i denti! Buonasera! Mentre mamma spegne la luce e chiude la porta. Ok. Madonna dolcezza! Ma lui che invece occupa tutto il corridoio. Madonna, che regalità! Che regale! Mamma mia! Spiaggiati proprio. Ok, il dottore è andato via, è andato tutto stra bene. L'unica cosa che dobbiamo comprare è una cremina, perché Zoe a quanto pare le zanzare quando la mordono le fanno un bel danno, quindi dobbiamo prendere una cremina particolare invece che dopo puntura normali dei bambini, quelli normali, insomma dobbiamo prendere una cremina specifica, però per il resto tutto ok. Tra poco abbiamo un altro vaccino, ma per il resto tutto ok, quindi siamo molto molto contenti. Invece adesso è appena arrivata la spesa e io ho, diciamo, nascosto qua dietro, mentre appunto mettevo a posto la spesa, ad Ale il fatto che l'altro giorno mentre stavamo facendo la grigliata di carne, lui mi ha detto: mamma mia quanto ci starebbe bene sopra del lime. E poi, parlando di lime, ha detto: mamma mia quanto mi piacerebbe avere un mojito adesso. E così ho preso tutti gli ingredienti e gli ho fatto un mojito. Ho un mojito adesso e sono felice. La mentuccia, zucchero di canna. Infatti col fatto che ho preso la mentuccia, domani faccio una frittata alla menta come faceva mia nonna a Lecce. E intanto gli ho fatto un mojito che lui dice che è molto buono. È molto buono, siamo sicuri. Con ghiaccio tritato, rum, menta. Una cannuccia di Bacardi che non che si è già mangiato. Commestibile. Esatto. Gli alcolici di solito non mi piacciono, però birra e a quanto pare il mojito invece mi piacciono. Perché il mojito lo facevano sempre a Lecce, un sacco. E io ne assaggiavo sempre un pochino, ma non l'ho mai bevuto per intero e mai lo berrò per intero. Però assaggiato così mi piace, perché mi piace la menta. Guardate che si è addormentata. Ma poi così, in questa posizione? Vabbè, ma calcolate che ha pianto un sacco. È stata una lunga giornata, per esempio.